sicurezza per i cittadini che usufruiscono dei nostri servizi. Rinnovo del parco bus con mezzi a basso impatto ambientale. Questo si è sognato, è stato il film suo. Accessibilità per tutti al trasporto. E questo mi sa che non è vero, perché molti dei mezzi che utilizziamo non hanno neanche gli scivoli per i disabili, ad esempio. Comfort sui mezzi e all'interno delle strutture. Siamo proprio come c'era una volta. Queste sono le promesse che l'ATAC, azienda autotranviaria del Comune di Roma, ha pubblicato sul sito. Peccato siano datate 2012 e nel 2013 la perdita di esercizio si è aumentata da 156 milioni a 219. È una cosa indecente. Vecchi. Viaggia malissimo. Vecchi vagoni. Non passano, sono pieni. Un autobus che salta a due corse di fila. Magari uno deve andare a scuola e fa sempre tardi. È una tragedia. Suppongo che la manutenzione sia pessima, perché si guastano sempre, scendiamo, aspettiamo. Senza aria climatizzata, niente. Sono carri merci, sporcizia. Non ho mai visto una città abbandonata come adesso. Io personalmente il biglietto non lo pago. Ma che ci frega, ma che ci importa, se lo starvino ci ha messo l'acqua. Degrado, disagi, guasti, blatte, ladri, treni affollati. Ma perché dare tanta importanza ai mezzi pubblici? Per capirlo, ho paragonato Berlino a questa zozza società. Ja, Rom ist eine fantastische Stadt. Ich habe dort sehr, sehr gerne gelebt, aber der Nahverkehr ist nicht ganz so gut, würde ich sagen. Und in Berlin ist er fantastisch. Ma se Berlino è una città fast, easy to go in salita, è proprio dall'alto che vedo la linea della metropolitana capillare che scorre anche sul viadotto. Le strade caratterizzate da poche automobili, zero motorini, parecchie biciclette e la presenza di queste taxi Fahrrad. And maybe it's a little bit the Italian culture. We have motorino and we have a car. Yeah, but we have a good system. You can take the bicycles in underground, overground, tram. Se il bus funziona, lascio l'automobile e il motorino a casa, contribuendo alla lotta contro l'inquinamento acustico ed atmosferico. E magari viaggio in bici, soprattutto se la posso portare sempre con me. Ciao. Questa è la tendenza del futuro. A Vienna, Friburgo e Londra stanno già scommettendo su quartieri car free, dove si può acquistare casa solo se non si possiede un'automobile. Ma che lascia acceso il pullman? Che se lo spengo esce tutta l'acqua di fuori. Ma c'hanno sti problemi pullman? Qualcuno sì ce l'ha. Se lei ha qualcosa da obiettare, non deve ne venire qui nel piccolo, deve andare nel grande. Io sono presidente di un sindacato, Cambiamento M410, e sottoscrivo che noi abbiamo vertici incompetenti. Un amministratore delegato che guadagna più di Obama, 104 dirigenti, adesso li hanno fatti scendere a 90-80, che nemmeno la NASA. Bisognerebbe proprio rivoluzionare l'amministrazione. Ma il problema più grave dell'ATAC sono i debiti, 519 milioni di debiti verso i fornitori, di cui 22 milioni per energia elettrica, 14 per la vigilanza e pagamenti insoluti persino per le divise dei dipendenti. Ma nonostante tali debiti portino alla mancanza di pezzi di ricambio e all'esigenza di sopprimere linee, quest'anno i dirigenti dell'ATAC hanno chiesto un bonus di 9 milioni, subito bloccato dal Campidoglio. La prima cosa da fare è modificare questo contratto di servizio, che si basa non sulla qualità ma sulla quantità dei chilometri. Gode di 23 linee metropolitane, 27 tranviarie, 1400 bus e 6 battelli di linea, a Roma disponiamo solo di 2 linee metropolitane, 6 tranviarie e 2000 bus. Die S-Bahn ist größtenteils sauber, manchmal ist sie auch pünktlich. Sie bringt mich von A nach B sehr einfach und leicht und ich muss keinen Parkplatz suchen wie mit dem Auto. Dei romani possiede un'automobile e solo il 23% usa i mezzi pubblici, dati che in alcuni paesi europei sono quasi ribaltati. Aber dafür ist es natürlich Roma. Roma è Roma, Roma eterna. Also ich meine, ich bin Piazza Venezia, ich sehe die Bäume, ich sehe Palazzo Venezia, ich habe das Wetter.